Questa sera Felipe e io ci fidanzeremo. Questa sera? Sì. Ah! Perciò chiama Bruno e digli di venire e io farò in modo che l'assistente sociale sappia che una minorenne sta lavorando senza autorizzazione alla radio. Sta lavorando alla radio, è minorenne, non può farlo. Divina, ti va bene se dopo mettiamo il microfono lì? Amore, vuoi chiederle che cosa cantare o può scegliere quello che vuole? Questa casa è un inferno, nessuno è riuscito a realizzare il proprio sogno. Come stai? Sto bene, sei incantevole stasera. Lei sta rinunciando a quello che prova per te e per noi. Hai visto Axel per caso? Sì, mi ha detto di avvisarti che è andato a prendere il regalo che ha ordinato per Felipe e Sofia. Vai alla festa. Senza di te, per me non c'è festa. Io mi occuperò di quello scemo di Ciro e Catalina non avrà più alcuna voglia di vederlo. È da molto che fai il giocoliere? Sì, sì, abbastanza. Fin da bambino. Ora è arrivato il momento di scambiarci gli anelli. Ah! Bacio, 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 bacio. Ti prego, divina, aprimi. Lo ha fatto i tre. E poi stai mettendo in pericolo me e i ragazzi e questo non lo voglio. Vattene, vattene e non tornare. Oh no, siamo rimasti chiusi qui dentro. Ci andiamo a brindare, questa festa è un funerale, perché non brindiamo, eh? Ciro, Ciro, senti, Ciro, Ciro! Il tuo amico è un disastro. Bene, ti dirò come fare perché tu possa tornare alla radio. Guardami negli occhi. È vero che io non ti piaccio, Divina. Non mi hai risposto. Te lo chiedo di nuovo, allora. Io non ti piaccio, Divina. Cos'è questa confusione? Noi siamo ancora chiusi qui dentro. Sì, non so come faremo a uscire da qui. Anche tu senti gridare? Sì, che sì, sta sì, succedendo? Non lo so. Prova di nuovo. Ciro, per favore, mi senti? Ciro! Oh no, ma che gli è successo? È ubriaco, amore. È incredibile, per colpa sua abbiamo interrotto il brindisi. Tesoro, non è interrotto soltanto per colpa di questo ragazzo. Vuoi dirmi dov'è il tuo fidanzato? Non lo so, è un po' che non lo vedo. Brisa, chiama un'ambulanza, per favore. Sì, mami. Senti, mangialo. Ok, mentre io chiamo l'ambulanza, tu chiama l'assistente sociale. Sì, le dico di venire subito. No, dille che cosa è successo, ma che non venga adesso, altrimenti capiranno tutto. Sì. Ma no, incapace, qui no. Oh, signore, illuminala, va in giardino, così nessuno ti sente. E vado, aspetta, aspetta, un'altra cosa, fammi un favore. Tranquilli, tranquilli, Ciro, per favore, stanno calmi. Ciro ha bisogno di silenzio e di aria. Silenzio, okay, per favore, cosa? Fategli prendere aria, no, per non favore. Non me ne andate, non me ne andate. Risolviamo questa cosa e facciamo il brindisi. Vuoi dirmi dov'è il tuo ragazzo? Non lo so, papà, non lo so. Per favore, non perdiamo la calma. Ho chiamato l'ambulanza e tra 5 minuti saremo tutti con i calici in alto, brindando a questo fidanzamento. Sì, sempre ammesso che riappaia Felipe. Piccola, non è strano che Axel non sia ancora tornato? Sei sicura che fosse per il regalo? Sì. E perché stai piangendo? Ma come? Perché Ciro sta male e a te non dispiace, scusa. Ah, no. Lolo, sta tranquillo, vedrai che Ciro starà bene. Davvero, non ti preoccupare. Non ti preoccupare, caro. Si riprenderà, tra un attimo starà bene. Per caso, sai dov'è Divina? No, non ne ho la minima idea. Ah. Che strano, eh? Che non ci siano né Felipe né Divina. Non posso restare un minuto di più. E cosa vuoi fare? Mando subito un messaggio a Yolanda. No, prima di inviarlo, perché non rispondi alla mia domanda? No, Felipe, non ti posso rispondere, sono preoccupata. E se fosse successo qualcosa a uno dei ragazzi?
Sì. Vieni qui, senti, adesso devi farmi un favore. Devi andare da Divina senza che nessuno ti veda e farla uscire da lì, ok? Yoli, Ciro sta morendo. No, 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 amore, non sta morendo. Ora vai e fa come ti ho detto, ok? Vabbè. Dai, sta tranquillo. Dove stai andando? Vieni con me, devi farmi da palo. Scusa, hai visto Divina? No, non l'ho vista. Tu hai visto Axel? E chi è Axel? Non importa, ciao. 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 Brisa, sai dov'è Axel? Anche tu vuoi saperlo da me. Non so dove sia Axel e non so dove sia Felipe. Io non so dove siano i miei figli. Va bene. Sì, d'accordo, ma come faccio a non farmi scoprire se vado alla radio? Ah, beh, non lo diremo a nessuno. Non vedo come dovrebbero scoprirlo. Sì, però mi sentiranno. Dai, Meli, svegliati. Scendi dalle nuvole e nessuno ascolta il tuo programma qui in casa. Ah. Cioè, lo ascoltiamo sempre perché ce lo hai detto, ma altrimenti no. Sì, hai ragione, sì. Come? Hai detto che io ho ragione? Grazie, Dio, grazie, Vergine di Guadalupe. Questa è la prima volta che mi dici che ho ragione dal giorno in cui ci siamo conosciuti. Non esagerare, ok? No, sai, è che non ci credo. Mi sembra tutto uno scherzo. C'è una telecamera nascosta? Dov'è? Va bene, farò come dici tu. Adesso vai, perché ti staranno cercando. Ah, sì, sì, hai ragione. Senti, che facciamo se Jasmine ti chiede cosa succede tra di noi? Siamo amici. Sì, sì, questo, siamo amicissimi, nient'altro. Sì, certo. Batti il 5, best friends forever, vai. Ti stavo cercando, cosa fai? Che? Ero venuto di qua perché non riuscivo a sopportare questa situazione. Devo dire che Ciro è patetico. Che cosa brutta però, poverino. Sul serio? Quel maleducato che si è scolato tutto quello che c'era in giro. Tu l'hai visto bere qualcosa? Sì che l'ho visto, Catalina. Ha bevuto tutto quello che c'era da quando è iniziata la festa. È un cafone, non ha classe, non si sa comportare in pubblico. E chiaramente non sa bere, non conosce i suoi limiti. Senti, Cata, ti dico una cosa per il tuo bene. Sta alla larga da lui. Non riesco a capire che cosa stia succedendo, né chi abbia potuto rinchiuderci qui. Forse è qualcuno che voleva che restassimo su. Ah, è proprio oggi, che bella idea. Proprio il giorno del tuo fidanzamento. Beh, non lo so. Sarà che il destino vuole per me, per noi due, qualcos'altro, non credi? Stanno aprendo. Aspetta. Senti, Felipe, se Sofia ci vede insieme farà un casino tremendo. Se vuoi resta qui, ma io me ne vado. Ecco. Lolo, che succede? Che cos'è questa confusione? Un'ambulanza? Perché? Andiamo. Entrate, per favore, di qua. Di qua, venite. Mi scusi. Sì. Ma che è successo? Sta male? Non lo sappiamo. Come? Ma l'ha picchiato qualcuno? No, è svenuto. Pare che sia ubriaco. Ma come ubriaco? Ma se Ciro non beve alcol... Lo stiamo visitando, scusa. Per favore. Allora, hai fatto come ti ho detto? Ho fatto quello che mi hai detto, sì, però quando saprai cosa ho visto, morirai. Oh, no, non mi dire. Sì, te lo dico. Felipe era con Divina? Come lo sai? Sì, Felipe era con Divina. Quando arriverà il giorno in cui mi darai una bella notizia, Soraya, lo sapevo, ti giuro che lo sapevo, sì. È così, l'ho visto uscire dalla sua camera. Dico, ti rendi conto di quanto sia disgustevole quella lì? Non ho mai sentito la parola disgustevole, ma mi rendo conto, sì. Neanche il giorno del fidanzamento è riuscita a lasciarlo in pace. Ma certo, adesso mi si è accesa una lampadina. Una lampadina? Quale? Divina ha chiesto a Ciro di ubriacarsi soltanto per rovinare il fidanzamento. No, tu dici che ne sarebbe capace. È ovvio. Non sarà contenta finché non riuscirà a rubare Felipe. Ma io non sarò contenta finché non avrò cacciato lei e quella mandria dei pidocchiosi via calci da questa casa. Va bene. Maledetta. Mi fa venire dei crampi allo stomaco come se avessi mangiato una pentola di abanero. Tranquilla, non importa, Risa. Respira. Ok. Soraya, cara. Sì? Tesoro. Sì. Hai fatto quello che ti ho chiesto? Hai chiamato certamente, l'assistente sociale? Sì, certamente, certo. E le hai detto tutto come ti ho chiesto? Certamente. E quando ha detto che verrà? Certamente. Domani di prima mattina. Ok. Vado a sentire cosa dice il medico perché devo tenere sott'occhio questa povera gente senza luce. Certamente.
Certamente. Finalmente, dov'eri? Ah, e che succede? Come che succede? Mi hai lasciata sola tutto questo tempo. Ma come sola? Come sola? Se eri qui con la famiglia, con tutti gli amici. E poi ho detto a Olivia di avvisarti. Non ti ha avvisato? Sì, mi ha avvisato, ma non ti credo. Perché non mi credi? Perché non mi fido più di te, Axel. Ma ero andato a ritirare un bellissimo regalo per la bellissima coppia. Un regalo? E dov'è? Perché non vedo niente. Di sopra. Di sopra? Sei sicuro? Sicurissimo. Va bene, allora, scusa, ma non so, sono successe tante cose e non mi fido più. Non fa niente, ti perdono, va bene, però che non si ripeta, mi fai dispiacere, per favore. Ok, ok, hai visto cosa è successo? No, perché? Non ci crederai. Felipe, ti cercavo, stavamo per fare il brindisi e sei scomparso, dov'eri? Ero andato a comprare da bere, perché era quasi finito. No, ho preso di tutto, eh. Non serve, Felipe, la festa è rovinata. E perché? Per quel demente dell'amichetto di Divina. Chi? Ciro. Ciro? Sì, lui. Non so cosa abbia, fuori controllo. Si sarà ubriacato. Ti rendi conto che è venuta l'ambulanza? Ti giuro, sembra che lo facciano apposta. C'è un delirio di là. Non so che succede. Come l'ambulanza? Ma per favore! Come fate a dire che non ha bevuto? Ci ha preso forse per degli stupidi. È ovvio che si è ubriacato. E anzi adesso quando si sveglia va dritto agli alcolisti anonimi. Per favore, non serve gridare e farlo sentire a tutti. Ah, Irene, scusami tanto, ma con lo spettacolo indecoroso che ha dato è ovvio, tutti quanti Permesso? Lo hanno visto. Che è successo? Che cosa è successo? Che quell'ubriacone amico di Divina casualmente ha rovinato il fidanzamento. Questo è successo. Dottore, può dirci cos'ha, per favore? I sintomi credo abbia bevuto, quindi ora si sta riprendendo e potrebbe sentirsi un po' ansioso. Hai sentito? Non lo dico io. Che succede? Perché mi guardano tutti? È la festa? Ciro, non ti preoccupare, va tutto bene. Ti senti un po' meglio? No, mi sento malissimo. Divina, scusate, posso fare niente? No, grazie, sta tranquillo, ci penso io. Ok, sicura? Puoi chiedermi qualunque cosa, lo sai, senza sì, problemi. Sì, sì, ti ringrazio, grazie, non preoccuparti. D'accordo, allora vado, sì. Ci vediamo. Ciao, Pier, grazie. Ciao. Adesso ci cacceranno di casa, vero? Ha saputo quello che è successo? Sì, ieri mi ha chiamato Soraya e mi ha messa al corrente di tutto. Ah, Ciro ha una pericolosa influenza su tutti. Mia suocera è dovuta andare a recuperare mia figlia in carcere perché era uscita con lui e li hanno arrestati. E poi si è anche ubriacato. Oh my God. Quello che mi sta dicendo è molto preoccupante. Sì, molto preoccupante. Anche perché non ho dormito affatto e questo mette a rischio la mia bellezza. Io voglio credere che prenderà provvedimenti da vera professionista quale lei è. Sì, certamente. Però prima devo parlare con la signora Irene. Ciro. Ciro. Come ti senti? Male. Che è successo? Non ricordo niente. Mi scoppia la testa. Beh, è ovvio. Cosa ti aspettavi con tutto quello che hai bevuto? Tutto quello che ho bevuto? Alcol. Cosa, se no? Alcol? Sì. Divina, tu sai che non bevo alcol. Sì, lo pensavo. Allora spiegami perché stavi così male. Il medico ha detto chiaramente che avevi bevuto troppo. Non so. Non ho bevuto una goccia d'alcol, Divina. Per favore, ti giuro che non ho bevuto. Non ti fidi di me. Sì, se me lo dici così, certo che mi fido di te. Ma allora non Permesso. Capisco, che è successo? Non lo so. Come ti senti? Ora sei normale o ancora mezzo matto? Ragazzi, non so di che cosa parlate. Lui giura di non aver bevuto alcol. Sentite, lo so che dicono tutti che ho bevuto ed ero ubriaco, ma non è così, credetemi, per favore. No, va bene, se dici così noi ti crediamo, il problema è se ti credono gli altri. Ragazzi, rimanete voi con lui, vorrei cercare di capire cosa è successo e voglio vederci chiaro. No, non posso, devo vedermi con un'amica. Ah sì? Un'amica? E chi è? Una mia amica della chat. Beh, non ti preoccupare, posso rimanere io, dammi pure. Sì. Grazie, Yoli. Beh, ciao, spero che vada tutto bene. Sì, andrà tutto bene. Dai, basta, niente drammi, andrà tutto per il meglio. Tu credi? Chiaro, sicuramente andrà tutto bene. E perché mai l'assistente sociale è andata a parlare con Irene? È molto semplice, perché Irene è la responsabile di questi mocciosi. Ma dopo quello che ha fatto quell'Homo sapiens di Ciro, li porteranno via al guinzaglio come si fa con i cani. Ma non lo so, Non sai che cosa? Magari Irene sarà in grado di convincerla. Ma come? Come credi che Irene possa convincerla dopo tutto quello che ha fatto quel brutto pulcioso malefico? Ma non lo so, forse come fa sempre, dicendole che Ciro è innocente? Ma come fa a dirle che è innocente? Dai, è una cosa chiara come l'acqua. Sì, non lo so. Sai che ti dico basta, basta con la negatività perché offusca la mia luce. Va bene. Non devi avere paura, Lolo, non succederà niente. Ma se l'assistente sociale è qui, deve esserci un motivo. Sì, ma la nonna risolverà tutto. Speriamo. Non è strano quello che è successo a Ciro?
Sì, però è stato bellissimo. Perché bellissimo? Perché grazie a questo Felipe non si è fidanzato con quella strega. Sì, è vero, hai ragione. Sì, ed è stato bellissimo quello che avete fatto tu e Yoli. Sì, però se Divina scopre che siamo stati noi ci fa a pezzetti. Sì, tranquillo, non dirò niente. Bene. Beh, allora, che stai pensando? Che forse sarebbe meglio dire a Divina che l'assistente sociale è qui. Ah sì, vai, corri, corri, dai, svelto! Avanti. Sophie. Che cos'hai? Che cos'ho, Felipe? Non ho dormito tutta la notte e non ho fatto altro che piangere. Perché? Hanno rovinato tutto, capisci? Tutto, il fidanzamento, la festa. Mi dispiace. Beh, a me non sembra. Come? Perché dici così? Perché sì, Felipe. Credo che tu non avessi voglia di fidanzarti con me. Che? Ma che cosa dici? Come no? Non mentire, Felipe. Non mentire, per favore. Ma no, non è che non ho voglia. È che la festa adesso non è la cosa più importante. No. No. No, il fidanzamento non è solamente mettersi un anello e organizzare una festa. E no, è molto di più. Ma questo non l'hai mai detto? No, perché non volevo rovinare i tuoi sogni. Ah, per questo non me l'hai detto? Che ti succede, Felipe? Non mi succede niente. Che cosa vorresti dire? Che ogni giorno ti capisco meno. No, aspetta, no, aspetta, Sofia. Ehi, Divina, ti stavo cercando. Che è successo, Lolo? È venuta l'assistente sociale. Ah, sì, è qui? Sì, è di là con Irene. Credo che abbia saputo quello che è successo. Ho tanta paura, Divina. No, no, non ti preoccupare. Vedrai che sistemerò tutto. Sta tranquillo, ok? Va a giocare. Su, va tranquillo. Bene. Sarai contenta di aver ottenuto quello che volevi, no? Io? Sì, tu. No, no, io non volevo affatto che andasse così. Quando la smetterai di fare la santarellina? Sei stata tu a chiedere a Ciro di fare un disastro per rovinare il fidanzamento. No, ti sbagli, ti giuro che non c'entro niente con questa storia. Ma per questa volta diciamo che ti credo. Soraya, Brisa è in casa? Sì, sì, è nella sua stanza. Ciro, ma ti sei alzato? Mi sento già meglio, non volevo stare chiuso in camera. Meno male, andiamo a chiarire questa faccenda. Sì, sì, andiamo. Dai. Alla fine Felipe ha più problemi di te. Sembra che in qualcosa ci assomigliamo. Sì, ok, ma non è facile vivere così. Lo so, però prima o poi dovrà prendere una decisione. Sì, e tu invece? Anche io. Ti piace molto Meli? In verità, sì. Ah, senti, dobbiamo prendere appuntamento con mia sorella e l'amica. Ah, sì, sì, non ti preoccupare. Comunque dopo ti avverto. Hai scritto qualcos'altro? Sì, sì, mi piace come sta avvenendo, eh. Ottimo. Bene, ora vado. Ok. Buona fortuna con Meli. Vai. Axel! Axel! Non ce la faccio più, fratellino, non ce la faccio. Quello che è successo è molto grave. Si sono sommati due episodi per me impossibili da ignorare. Quali episodi? Lo sa bene. Quello dell'ubriacatura di Ciro e quello della polizia. No, però con quello Ciro non c'entrava niente. Lui pranzava con Kata, sono arrivati dei ragazzi e hanno iniziato a litigare. Lei è così sicura che Ciro non avesse niente a che fare con questo? Sì, ne sono sicura perché me lo ha detto. E lei gli crede? Sì, gli credo. E gli credo anche quando dice che non ha bevuto. Ah, quanta ingenuità, signora. I ragazzi mentono. Sarebbe capace di dire qualsiasi cosa per rimanere in questa casa. Ma io conosco la verità. La festa è stata un disastro perché Ciro ha bevuto troppo. Mi permette il beneficio del dubbio, almeno. Voglio dargli un'altra opportunità. Sì, entrate. Possiamo, Irene. Salve, sapevamo che era qui e volevamo parlare con lei. Non ho fatto niente. Non ho toccato una goccia d'alcol. Mi dispiace tanto, ma sono costretta a informare il giudice e sicuramente ti manderanno in orfanotrofio. Ma perché, scusi? Le sta dicendo che non ha bevuto una goccia. Non ha bevuto. Se non hai bevuto, che cosa è successo? Non lo so, non so cosa è successo, davvero. Un momento, mi è appena venuta un'idea. Io credo a Ciro, lei no. Bene, facciamo un test. Come? Facciamo un alcol test. Ah, è un'ottima idea. Finalmente sapremo chi mente. Ottimo, se per lei va bene faremo il test qui a casa. Sì, perfetto, io voglio che mi facciano il test. Sono stanco di essere accusato per niente, eh. Perché? Perché sono povero? Va bene, avanti, fatemi questo test. È tutto quello che è necessario per togliervi dubbi. Calma, Ciro, andrà tutto bene. Non sono riuscito a dirlo a Sofia perché non volevo ferirla. Mi sembra di essere io il fratello maggiore, Felipe. Non ti rendi conto che più lasci passare il tempo e più la farei soffrire, eh? E inoltre, quello che hai fatto con Divina mentre Sofia ti stava aspettando per il fidanzamento, a me sembra una follia.
Mi sembra una telenovela messicana. Sì, lo so che è una follia e che sembra una telenovela, ma è così, a me piace Divina e vorrei soltanto stare con lei. Va bene, bene, allora devi cercare di chiarire la tua situazione con Divina. È quello che ho cercato di fare, ma per una cosa o per l'altra non ci riesco. Le ho già detto tutto quello che le dovevo dire. Ok, e lei che ti ha risposto? Lei invece trova sempre la maniera di non rispondermi. E tu che cosa pensi? Io credo che Divina provi le stesse cose. Magari avessi ragione tu. È la cosa che desidero di più. Anche se mi costringe ad affrontare problemi che non so come risolvere. Brisa Felipe non si vuole più fidanzare con me, è chiaro. Credo che voglia lasciarmi. No, non devi neanche pensarlo. Le cose non stanno così. No, e allora come stanno? Dai, spiegami, io non ci capisco più niente. Felipe mi ha detto che non è importante fidanzarsi. Sì, ma a volte Felipe dice cose senza senso, non ci devi fare caso. Felipe mi sta per lasciare, lo sento. No, devi stare tranquilla. Allora, ascoltami. Devi essere molto più intelligente. Gli uomini sono più lenti di noi donne in molte cose. Perciò con loro bisogna avere tanta pazienza. Comportati come sempre, come se nulla fosse successo. Non cambia proprio niente. Basterà solamente fissare una nuova data per il fidanzamento ed è fatta. E perché? Si ricomincia da capo. Per poi soffrire di nuovo. No, non soffrirai più, perché io ti garantisco che voi vi fidanzerete. Oh, basta, dai, smettila di piangere. Penserò a tutto io. Lo vuoi un tè, cara? No, grazie, devo andare. Va bene, ma sta tranquilla perché Brisa risolverà tutto. Mamma, ho bisogno che mi aiuti. Ho bisogno che mi aiuti a dimostrare che Ciro è innocente. Per favore, non so che altro fare. E non so neppure come fare a continuare a mentire. Vedo Felipe con quell'espressione. Vedo come mi guarda. Mi piacerebbe tanto potergli dire che mi piace. Ho paura di non riuscire più a nascondere la verità. Visto che è andato tutto benissimo. Nessuno sospetta niente. Axel, sospetti qualcosa? No, io non sospetto niente. Meli, sospetti qualcosa? No, io non sospetto niente. Nonnina, sospetti qualcosa? No, io non sospetto niente. Comunque, mi sento in colpa per aver mentito a Divina. Ma dai, tranquilla. È una bugia piccolissima, in fondo. E poi, non stai facendo nulla di male. Quella di non lasciarti lavorare in radio è un'idea stupida della stonta. Va bene, però pensa se Divina mi sente, non dai, so. Dai, Meli. Tu credi che Divina avrà il tempo di ascoltare la radio con il problema di Ciro? No. Sì, ma magari qualcuno mi sente e glielo dice. No, nessuno ti sentirà, Meli. Lo so. Certo, gli ascoltatori della radio sì, ma nessuno qui in casa. Tranquilla. Senti, fa questo per rilassarti. Ok. Inspiro pace. Espiro amore. Inspiro pace. Espiro amore. Va già meglio, sì? No? Sì. Sì. Ma ora, per stare ancora più tranquilla, è molto importante che tu faccia questo. Davvero, concentrati, ok? Adesso... Sì. Mi devi baciare. Che? Ma... Beh, io almeno ti ho provato, ma non importa. Si è complicato tutto, vero? Sì, è incredibile quello che ha fatto Ciro. Ha fatto di tutto, Ciro. Infatti adesso è nei guai, è ovvio. Sì, deve stare molto male. Però io non posso fare niente. No, non puoi fare niente. Non puoi fare niente, non devi fare niente. Non fare niente, eh? È che mi piacerebbe sapere come sta. Ciro sta bene, sono sicura che sta bene. Sento che sta bene, sta bene. No, io non credo che sia così. Mi piacerebbe parlare con lui. Sì, sì, ti piacerebbe, però non puoi, no, non puoi, non si può, è chiaro? Beh, potrei se tu mi aiutassi. Sì, sì, se ti aiutassi, ma non ti aiuto perché non posso aiutarti. Come potrei, scusa? Mi potresti aiutare distraendo mia madre e trattenendola nella sua stanza. Certo, sì, sì, sei diventata matta, completamente matta, non lo posso fare. Dai, Soraya, bellissima, favolosa, la mia preferita da sempre. Sei stupenda oggi, sai?
Tu non vuoi che io mi metta nei guai, non è vero? No, no, io non voglio che tu ti metta nei guai, che sono bellissima, è vero, sono stupenda, e tutto quello che hai detto, ma non posso aiutarti. Dai, per favore, per favore, per favore, per favore. Non fare la faccia da per favore. Per favore, non, per ti ho detto favore, di non fare la faccia favore, da per favore, ti ho detto di non farla. Per favore. E va bene, 5 minuti, non di più. Me lo devi promettere. Sì, 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 te lo prometto, sei la migliore di tutti. Sì, ciao. Lo so che sono la migliore, anche questo è vero, sono la migliore di tutti. E questo... questo è... Spero tanto che questa faccenda si risolva al più presto. Si risolverà, ti devi fidare di Ciro. Sì, certo, è ovvio che mi fido di lui. Invece quella di cui non mi fido... sei tu, Yoli. Eh? Eh? Che c'è? Perché mi guardi così? So benissimo che sei stata tu a fare in modo che rimanessi chiusa qui dentro con Felipe. Io? Sì, non provare a mentire. E va bene, sono stata io. Ho pensato che fosse giusto che voi due smetteste di girarci intorno e aveste un momento da soli per confessarvi e dirvi tutto quello che provate. Sei pazza, vero? Tu sei pazza. Però so che mi vuoi bene e immagino che tu lo abbia fatto per questo, se no ti ammazzerei. Non lo faresti mai. Che cosa è successo? Niente, proprio niente. Come niente? Gli hai detto la verità? No, ti ho detto che non glielo dico. Ciao. 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 Posso entrare? Volevo sapere come stai. Vieni. Vi lascio soli. Allora come va? Sono qui a sperare che si risolva il problema di Ciro. Sì, anch'io spero lo stesso. Posso? Sì, certo, siediti. Io e te abbiamo una cosa in sospeso. Ti ricordi, no? E quindi non ci muoveremo da qui finché non avremo chiuso l'argomento. Ah, sì? Sì. Sì? Sì. Ah, mm-hmm. Ah, ok, sì, sì, certo, sì. Quella cosa a cui devo rispondere, sì. Questo intendi, bene. Sì. Mm. Sì. Sì, cosa? Mi piaci. Eh? Sì, mi piaci, Felipe. Io ti... no. Ok. Wow, non sai quanto speravo che me lo dicessi. Va bene, ma lo sai che non possiamo stare insieme. Ma perché? Lo sai perché? Sì, Divina, ma per favore... Basta, non parliamone più, ti prego. E io che faccio ora che me l'hai detto? Come gestisco quello che provo per te? Dimenticalo, vedrai che sparirà. Per favore, come se fosse facile, non lo dimenticherò mai più, Divina, ti prego. Basta non rendermi le cose più difficili. Ho già abbastanza problemi per poter pensare anche a questo. Sì, Divina, ma io... Basta, Felipe, per favore. Ok. Ho capito. Comunque, quello che mi hai detto oggi... è già un gran passo avanti per me, no? Vuoi che ti accompagni alle prove? No, non so se posso andarci. Beh, se dovessi cambiare idea, avvertimi. Andiamo insieme. D'accordo. Mi sono proprio innamorata di questa corona, che è così brillante, cioè... quasi quanto me. E mi è costata una fortuna, ma non importa, perché la nostra prima puntata deve essere davvero spettacolare. Sì, sì, sono felice che tu sia così emozionata per l'inizio del programma, quando tutto può andare a rotoli in un secondo. Quanto sei bisbettica, sei così cupa che offuschi il mio splendore. Davvero non ti preoccupa neanche un po' che tuo figlio fosse chiuso con Divina in quella stanza mentre avrebbe dovuto fidanzarsi con Sofia? No, no, mi preoccupa che arrivi all'orecchio di Sofia. Sì, Soraya, sì. Ascoltami bene. Sì? Nessuno, tanto meno Sofia, deve venirlo a sapere, perché no. Se no... Oh, Brisa e l'allegria colerà a picco peggio del Titanic. Questo non mi può succedere. No, no. Fammi toccare ferro. Sì, fammi sì. Toccare. Ah, la testa, sì. Ma no, sono una sciocca, perché penso queste cose. Andrà tutto bene. Come sto con questa? Sei uno spettacolo, ti sta perfettamente. Permesso? Ah, scusate, Gianfranco, che piacere vederti. Come stai? Senti, ho bisogno di parlare con te. Sì, sì, certo. Senti, ti piace la corona? Sto pensando di usarla nel programma. Sì, sì, molto bella la corona, però non so se riuscirai ad usarla. Niente fidanzamento, niente programma, Brisa. Ciao. Ciao. Volevo sapere come ti senti. Bene, bene, molto meglio. Sono contenta. Grazie. Perché hai bevuto tanto? Mi ha sorpreso molto questo lato di te. Io non ho bevuto niente. Allora perché stavi così male? Non so che è successo. Come? Non lo sai? Qualcosa devi aver fatto. Ma non ho fatto niente. Non capisco. Neanche io. Però ho un sospetto. Quale sospetto? Che qualcuno abbia messo qualcosa nel mio succo. Oh, per favore, Ciro, ma chi farebbe una cosa così? Non so. Forse qualcuno che ci vuole allontanare. Sei pazzo? Nessuno farebbe una cosa simile per questo motivo. Ti sbagli. Sono sicuro che Bruno sarebbe capace di farlo. Bruno? Sì, Bruno.
Se io scopro che Bruno ha fatto una cosa del genere, sono affari suoi. Allora non hai mai assaggiato il mole con pollo? No, non l'ho mai mangiato. No, no. Scusa, senti, se vuoi inizia a entrare, ti raggiungo subito, ok? A tra poco. Pronto, ciao, Jazz. Pronto, ciao, amore. Ciao, tesorino, come stai? Bene, ma mi manchi tantissimo. Ah, sì? Sei un po' appiccicosina o sbaglio? Sei a casa? Vorrei venire a trovarti. Ora no, sono uscito un attimo. Ah, e dove sei? Dove sono? Sono venuto a riparare il computer. Sai, mi dava un po' di problemi. Ah, sei al centro assistenza. Sì, sì, esatto, sono in centro. Al centro, cioè, ma mi ci vorranno un paio d'ore, eh. Non preoccuparti, Va bene, allora ti lascio tranquillo, comportati bene, eh. Un bacio. Ciao, Divina. Sono Pierre, come stai? Noi ti stiamo aspettando per le prove. Spero che tu stia bene, in realtà sono un po' preoccupato. Perciò quando puoi chiamami, per favore, ok? E se ti serve qualunque cosa, dimmelo, senza problemi. A presto, un bacio grande. Para cambiar mi vida. Todavía hay un lugar que prometí encontrar para cerrar mi herida. Y si quieres, me podés acompañar y juntos a intentar. Yo sé que volaré. Sì, 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 va benissimo, va benissimo. Mi sei piaciuta molto. Felipe, ti ho visto un po' fuori fase. È possibile? No, sto bene. Non so, mi sembravi un po' distratto. Senti, mi fai un favore? Perché non cerchi gli spartiti del quarto pezzo e lo ripassi un paio di volte con Sofia, così okay. Andrà meglio. Le coriste è benissimo, eh? Potete riposarvi. Grazie. Hai parlato con Divina? No, no, l'ho chiamata, ma non ha risposto. Le ho lasciato un messaggio. E ti ha detto che non veniva? No, non ha avvisato, ma me l'aspettavo, visto il problema che ha avuto con Ciro, sai. Sì, comunque avrebbe dovuto dirtelo. Beh, non è grave. Invece è grave. Divina ha molto talento, ha una voce incredibile, ma ha anche molte responsabilità. Deve occuparsi dei ragazzi e in realtà non so se è pronta per fidanzarsi. Lo so, secondo me potrebbe creare parecchi problemi. Capisci? Mi preoccupa. Io non voglio essere negativa, ma forse dovresti pensarci bene. È che non credo che Bruno ne sarebbe capace. Sì, ma sai come vanno queste cose? Non si sa mai. Lui odia Ciro. Ma da qui a fargli una cosa per farlo stare male mi sembra un po' esagerato. Lo so, ma è stato lui a farlo. Ha avuto ciò che voleva. Sì, ammesso che nessuno lo scopra. Perché pensandoci bene, a Ciro conviene dare la colpa a Bruno. Non so, Kata, sinceramente non so cosa dire, non ho le idee chiare. Neanche io, non so a chi credere. Ma una cosa te la voglio dire, con Ciro ci hai già parlato, perché ora non parli con Bruno? Sì, è una buona idea, devo andare a parlare anche con lui. Oggi vi presentiamo una nuova rubrica. Potrete dire attraverso la radio tutto quello che non riuscite a dire alla persona che vi piace. Puoi dirle tutto quello che vuoi. Ci dai il suo numero, noi le telefoneremo, ma non le diremo che ci sei anche tu in linea. Sì, sappiamo benissimo che a volte ti manca il coraggio. Che ci fa Amelia? Quindi ti diamo la possibilità di farlo attraverso la radio. Uno spazio magico dove esprimere i tuoi sentimenti. Emily, le avevamo detto che non poteva andarci. Oh no, le cose si stanno complicando sempre di più. Non era il momento migliore per tornare lì. Aspetta, calmati, calmati. Ora non puoi fare niente. No, invece una cosa posso farla. Che fai? Chi chiami? Ci sta chiamando la nostra prima ascoltatrice. Ah, bene, è evidente che la tua rubrica è piaciuta, Emily, eh? Pronto? Grazie per averci chiamato. Vuoi dirci il tuo nome? Divina. Divina? Sì. Ah, ciao, benvenuta, Divina. Sei stata la prima a chiamarci. Che cosa vorresti dire alla persona che ti piace? Posso dire prima una cosa?
Sì, certo, quello che vuoi. Sono in un bel guaio e vorrei tanto che mi aiutassero invece di rendermi le cose più difficili. Quindi vorrei dire a questa persona, se mi sta ascoltando, che la aspetto a casa, adesso. Quella persona ti ha sentito. Ah sì? Ottimo, che bello, eh? Che bello, ok. E ora vogliamo tornare alla nostra rubrica? C'è qualcosa che vuoi dire alla persona che ti piace? No, grazie, ci ho ripensato. Quella era Divina. La tua Divina? L'hai sentita, no? Era Meli, non avevano detto che non poteva andarci? Sì, certo, era quello l'accordo. Bene, ti dirò di più. Meli e Axel erano insieme alla radio. Li ho visti, li ho seguiti. No, 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 non può essere, ma appena vedo Axel mi sentirà, eh? Beh, ovviamente non ti sta molto a sentire. Secondo me devi approfittarne e dire tutto all'assistente sociale. No, 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 per adesso no. Un passo alla volta. Meli sarà la nostra prossima vittima, però adesso dobbiamo concentrare tutte le energie su Ciro. Io ti assicuro che quei poveracci se ne andranno da questa casa, uno a uno. Bene, dottore, grazie mille, la aspetto. Il dottor Guillon sta venendo. Ottimo, mi fa piacere, sono più che sicuro che l'esito sarà negativo. Sì, senza dubbio, sì. Ciro non si sarebbe offerto di farlo se fosse colpevole. Ovvio, comunque parlerò con lui, eh? D'accordo, parli con lui. Io sono certo che non ha bevuto niente. Qui è successo qualcos'altro. Sì, cosa pensi? Che gli abbiano messo qualcosa nel bicchiere. Ah, ma chi? Chi può dirlo, signora? Chi? Brisa? No, come avrebbe potuto farlo sapendo che poteva rovinare il fidanzamento? No, 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 sono sicura. Lo sapeva o no? E come poteva immaginare che avrebbe rovinato il fidanzamento? E sai che hai dei pensieri un po' contorti oggi, Fidel? Può darsi, ma voglio aspettare il risultato del test. Se Ciro non ha bevuto alcol, allora dobbiamo scoprire chi gli ha messo qualcosa nel sangue, nell'alcol. Mi perdoni, sono molto nervoso, perché questo è un disastro. Sì, lo so, ma non preoccuparti, perché io ti assicuro che scoprirò tutto. Non ho alcun dubbio. Pier, ti chiedo mille volte scusa, ma non potevo venire. E poi non potevo neanche avvisarti, ho letto i messaggi soltanto ora. Non è successo niente, sta tranquilla. Adesso mi interessa che ti concentri su ciò che è davvero importante e poi vedremo. Comunque, io ti aspetto, ok? Nessuno ti ruba il posto. Non sai quanto mi fa piacere sentirlo, grazie. Non hai creato problemi. Ciao, Felipe. Che sorpresa, non sapevo che fossi qui. Sono passato a vedere come stava Divina. Ah, molto carino da parte tua. Sei un regista davvero premuroso. Scusate. È una mia impressione o non era felice di vederci insieme? No, è una tua impressione. Sì? Sì. Bene. Io allora vado, ok? Vai già via. Sì, sì, ho una riunione adesso e non voglio fare tardi. Va bene. E niente, volevo sapere come stavi e darti un bacio. Grazie per essere passato. Ma figurati. A presto. Mi chiami se hai bisogno. Sì, sì, grazie. Okay, ciao, ci vediamo. Ci vediamo. Grazie per essere venuto subito. Tesoro, non hai nulla di cui ringraziarmi. Sono il tuo ragazzo. Mi chiami e arrivo. Che succede? Vedi, è che ho un piccolo dubbio sull'episodio che riguarda Ciro e voglio che per favore tu mi dica la verità. Tu c'entri qualcosa? Con? Con quello che è successo ieri. Scusami, ma non ti capisco, Catalina. Lui si ubriaca e tu vuoi sapere da me se c'entro qualcosa? Beh, no, perché... No, ho capito. Sicuramente lui ti avrà detto che gli ho messo qualcosa nel bicchiere. Ti sta manipolando, amore. Vuole fare in modo che tu dia la colpa a me. Ascolta, non è il caso di farne un dramma. Io non ti sto dando la colpa di nulla. Ti sto solo facendo una domanda. Sì, ma così mi ferisci, Cata. Mi ferisci o mi offendi? Perdonami. Sì, hai ragione. Scusa. Senti, non voglio che litighiamo. Dobbiamo essere più uniti che mai. È evidente che la presenza di questa gente in casa tua ci influenza tutti. Ma piano piano sta uscendo fuori la verità. Per esempio, Ciro, hai visto che razza di persona è? Oh, Cata, come puoi avere dubbi su di me? No, 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 non ho dubbi. Il medico sarà qui tra poco. Quello che è successo è grave. Se il test è positivo, potrebbero esserci pesanti conseguenze. Sì, Irene, ma ti giuro che sto dicendo la verità. Bene, meglio così. Solo per saperlo, se il test fosse positivo, che succederebbe? Sì, avanti. Prego, dottore, venga. Permesso. Prego, prego, si accomodi, dottore. Grazie. Salve, Ciro. Salve, piacere. Ti presento il dottor Guillon, un medico di cui ho piena fiducia. Questo giovanotto è Ciro. Sei pronto? Sì, sì, certo, sono pronto. Ehi là! Ciao, amore! Che bello trovarti sì, qui! Sì, avevo voglia di vederti!
Che carina che sei oggi! Ah, grazie, anche tu. Ti hanno aggiustato il computer? In verità, non sono andato all'assistenza. Ti ho mentito. Come mi hai mentito? Sono andato con Meli alla radio. Con Meli alla radio? Ma se non le ha permesso di andare alla radio, è molto pericoloso per lei questo? Sì, ma non succederà niente se l'assistente non lo scopre. Ti rendi conto che approfitta di qualunque occasione per stare con te? No, invece, tra Meli e me non c'è niente. Certo. Lo sai che l'unica che mi piace sei tu. Voglio aiutarla solamente perché... Beh, Meli non ha mai avuto niente. Cerca di capire, sì, non essere poverina, cattiva. Poverina, ha sempre vissuto per strada. Certo, né tu né io possiamo immaginare come sia vivere in quella situazione. Noi abbiamo avuto tutto. Per favore, aiuta Meli e aiuta anche me. Possiamo fidarci di te, non rivelerai il segreto? Certo che non rivelerò il segreto, non lo dirò a nessuno, sta tranquillo. Ok. Meli, perché mi hai mentito? La situazione qui in casa è complicata e tu lo sapevi benissimo. Lo so benissimo. Perché lo hai fatto? Per me. È la prima volta che sento di fare qualcosa di bello, che mi piace. E so che è sbagliato, ma volevo farlo. Sì, sì, hai ragione. Che succede? Hai ragione, non è giusto rinunciare. Non capisco. Se è quello che ti piace, devi continuare a farlo. Ma ti sei appena arrabbiata perché ti ho mentito? Sì, sì, è vero, ma... Facciamo una cosa. Aspettiamo che le acque si calmino un po' e poi potrai tornare alla radio. Nel frattempo non andare. Magari possiamo parlare con Irene e vedere che cosa può fare con l'assistente sociale, convincerla. Bisogna anche capire come andrà con Ciro, lo sai, sì? Posso, ragazze? Certo. Stanno facendo l'alcol test a Ciro. Ah, veramente? E dove? Nella sua stanza. Allora andiamo da lui. No, il medico ha chiesto di aspettare in salotto. Ok. Devi soffiare. Per quanto tempo? Ti dico io quando è sufficiente. Pronto? Sì. Bene. Quando mi taglio o mi graffio ci mettono l'alcol, ma non mi ubriaco mai. Perché quello non è alcol da bere, è quello che usano i grandi. Quello che sta nel vino, nella birra, nella tequila. Ah, e quale di questi ha bevuto Ciro? Nessuno di questi dice che non ha bevuto. Comunque, adesso ho capito perché tra noi non può andare. Cosa stai dicendo, Divina? Niente, nonna. Le stavo chiedendo se aveva notizie di Ciro. Stanno facendo il test. E quando avranno i risultati? Adesso. Ah, entri pure. Si accomodi, grazie. Non ci posso credere, Brisa, l'hai chiamata. Sì, certo, mi sembrava importante che fosse presente in un momento così difficile per tutti noi. Allora? Abbiamo il risultato. Vale immaginare, vale improvvisare, scoprire il mondo e ver che potrebbe passare. E allora? Quello che proviamo noi non conta. Non conta, non posso farci niente. Come sarebbe che non conta, Divina, per favore? Felipe, fa finta che non ci siamo mai detti niente e basta. No, aspetta. Davvero tu puoi farlo? La mia storia mi fa una rabbia. Stai tranquillo, ormai è finita, dai. È finita un corno. Qualcuno ha messo qualcosa nel mio bicchiere. Non ne parliamo più, ormai ho preso una decisione e non tornerò più indietro. Va bene, non farò più niente. Ma sono sicura che te ne pentirai. Meli, non puoi neanche immaginare la notizia che devo darti. Ma raccontami, che è successo? Che hai intenzione di fare con il fidanzamento? Per me questa cosa è importante. Senti, Sofia, non ti arrabbiare. Ti prego. Quello che ora non voglio è sentirmi messo sotto pressione, ok? Ormai anche con Felipe ho chiarito tutto. Non c'è nessuna possibilità di stare insieme. Sì, ma lui non sembra molto convinto. Beh, per me invece è importante che se ne convinca e che se ne convincano tutti. Sì. Sì. Forse posso aiutarti.